Buongiorno e benvenuti per questo nuovo vlog. Oggi è sabato, io mi sono alzata prestissimo, prestissimo, volutamente, così mi sono preso un po' di tempo per me, mi sono bevuta un bel bicchiere d'acqua. Poi ho fatto meditazione, ho fatto un po' di lettura e adesso mi vado a fare un bel caffè perché poi stamattina andrò a fare la spesa da Eurospin. Che ho visto delle cose che mi interessano e dovrei andare, ma forse nel pomeriggio anche da Sirene Blu, perché l'altra volta che dovevo andare nel vlog dell'altra volta, se avete notato, poi non c'era il vuota la spesa Sirene Blu perché l'avevo trovato chiuso per via del DPCM, avevano deciso di tenere chiuso nel weekend, ma da ieri ho visto che hanno riaperto contingentando gli ingressi, quindi oggi ci andrò e poi vi farò vedere tutto, ovviamente. Ma adesso venite con me a bere il caffè. Caffè rigorosamente in tazza grande, come qualcuno di voi mi ha fatto notare, ma è un po' un mio vezzo. Io sempre caffè lungo in tazza grande, anche se vado a prenderlo al bar, lo chiedo così. Ognuno ha le sue manie. Oggi è una bellissima giornata, sto guardando fuori, c'è il sole, il cielo azzurro, però mi ha scritto mia mamma, che abita piano di sopra, per darmi buongiorno prima, e mi ha detto molto freschetto oggi, si vede che è stata magari fuori in terrazza, ha sentito, ma avevo sentito dire che arrivava una perturbazione siberiana, quindi prepariamoci, anche se devo dire che in effetti sarebbe anche ora, cioè siamo a fine novembre ormai. Comunque, programmi di oggi. Allora, devo lavarmi i capelli, infatti non so se avete notato come li ho arrabattati su. Devo appunto andare da Eurospin, devo andare da Sirene Blu. Devo dare una sistemata, una pulita a casa, però insomma rispetto al weekend scorso sono messa bene. E il cambio degli armadi è stato fatto quasi completamente, rimangono le ultime cose. Non so se avete notato che da un paio di video la nuova sigla è natalizia perché siamo entrati nel mood qua. A casa mia siamo nel mood. Mi mancano solo le lucine da mettere in terrazza perché purtroppo la fila che ho dall'anno scorso, da 2 anni, anzi sì, da 2 anni, non funziona più bene, nel senso che aveva 4 colori, giallo, rosso, verde e blu. Adesso funziona soltanto il rosso e il verde, non mi piace tanto, quindi lo vorrei cambiare e prenderne una che funziona. Se deve essere fulminata una lampadina, forse non lo so. Comunque non si può riparare, ho già visto, ho già provato, ma non si può. E quindi mi manca solo quello, poi per il resto è tutto addobbato. E quindi dai, finisco il caffè e ci vediamo più tardi. Ecco qui tutta la spesuccia. Allora, ho speso 70 euro in tutto. Vi faccio vedere prima questa confezione da 12 litri, sì, da 12 litri, da 12 bottigliette da mezzo litro l'una di acqua blues che compriamo spesso. Poi, allora, vediamo. Ho preso la panna da cucina in queste confezioncine piccole che è senza lattosio, la trovo molto pratica perché essendo una confezione piccolina da 100 ml non mi succede di avanzarla. Poi della stessa linea Amo Essere ho preso anche le ricottine e queste mi servono per fare la torta salata. Affettati, ho preso una confezione da 120 grammi di speck, una confezione di pancetta arrotolata, una confezione di bacon a fette che a me piace fare mettendo un letto di bacon e sopra le uova all'occhio. Poi aspettate che vediamo una confezione di culatta cotta, questa l'ho presa perché era in offerta, 120 grammi, e due confezioni, anche queste in offerta, di prosciutto cotto fresche fette, solo 2% di grassi, quindi ne ho prese due perché a noi il prosciutto cotto piace, lo mangiamo spesso. Poi questa doppia confezione di pancetta affumicata, mozzarelle, ho preso due mozzarelle normali e due mozzarelle di Amo Essere senza lattosio. Ho preso una confezione di gnocchetti di patate che si cuociono in 1 minuto, quindi sono veloci e pratici. Ho preso una confezione di parmigiano reggiano DOP già grattugiato. Poi passiamo alla frutta. Ah no, manco frigo ancora la pasta sfoglia. La pasta sfoglia che mi serve insieme alla ricotta per fare la torta salata. Se volete un'idea, vi lascio qua sopra la scheda, di una torta salata che ho fatto tempo fa e avevo fatto il video. Allora, aspettate che metto via questo. Ho comprato una confezione di clementine,
Un finocchio perché tanto lo mangio solo io, mi piace cotto, mi piace anche crudo, ma lo preferisco cotto. E anche questa endivia, l'endivia belga che amo fare spadellata, è buonissima. Ho comperato un broccolo romano, una confezione di le croccanti, pan di zucchero, questa insalata tagliata sottile, una confezione di cavolfiore già tagliato e una confezione di pomodorini. Ho scordato di mostrarvi il brie, poi ho comperato due confezioni di pasta trafilate al bronzo, questi fusilli e i tortiglioni. Cos'altro ho preso? Ho preso una confezione di fagioli rossi, una scatola che era in offerta a 1,39 € di queste capsule compatibili Nespresso, tra l'altro sono della Jerez e sono compostabili. Un ragù alla bolognese della Delizia del Sole, sempre della Delizia del Sole la maionese, ancora Delizia del Sole il riso Carnaroli che è ottimo per i risotti. Sempre Delizie del Sole, le 6 uova grandi, categoria 100% italiane, allevamento a terra. Ho acquistato, perché le avevo già provate e sono piaciute tanto, queste treccine rustiche le fanno loro nella loro panetteria, patate e rosmarino. I miei figli mi hanno detto che sono molto molto buone. Poi ho preso le patatine rustiche. Ancora pasta, ho preso gli spaghetti perché per la carbonara servono gli spaghetti. Poi ho comperato queste olive qui senza nocciolo in busta che mi servono appunto per la torta salata e anche una confezione grande di tonno mi serve per la torta salata. Poi ho preso due confezioncine piccole di tonno e un'altra di quelle grandi, erano in offerta quelle grandi. E ho comperato però anche le olive giganti, queste sono quelle col nocciolo da mangiare così. Poi passiamo alla carne. C'era questa confezione famiglia di ali di pollo non separate, 1,69 € buonissime. Di solito le mangio, le facciamo al forno oppure anche in padella, dipende. Poi ho comprato dello spezzatino, questo qui è spezzatino bocconcini di manzo, bovino adulto. E ancora pollo porzionato. Con il rametto di rosmarino. Poi ho comperato quest'olio d'oliva che era in offerta a 4,90 €, olio extravergine di oliva 100% italiano non filtrato ed estratto a freddo, è molto buono, l'ho già provato. Ho preso questi 600 grammi di funghi champignon surgelati già tagliati, questo contorno grigliato, sono 450 grammi, molto saporito, si scalda in padella in 6-7 minuti ed è ottimo. Due confezioni di chele di surimi che sono senza glutine e senza lattosio, come vedete, a me piacciono tantissimo. E una confezione di vongole sgusciate surgelate, 200 grammi, che queste qui le utilizziamo per fare un ottimo sugo per la pasta. Poi ho preso due confezioni da mezzo litro di latte delattosato della Amo Essere, 5 pezzi di pane fresco rosette e infine tre piadine romagnole della marca Tremolini. Basta, mi pare di avervi mostrato tutto. Vi voglio far vedere come sto facendo la mia skincare in questo periodo, in attesa che mi arrivino però i prodotti di Ordinary, per cui poi la integrerò e vi farò un video dedicato. Sto utilizzando per detergere il viso intanto questo qui di Yves Rocher, che è della linea Hydra Vegetal, che adesso è quasi finito, lo ricomprerò perché mi trovo benissimo, e lo uso con questa spugnetta, vedete, me l'hanno regalata i miei figli per il compleanno. È una spugnetta di Konjac, che in realtà è molto rigida, ma appena viene bagnata con l'acqua diventa morbida ed è leggermente sfogliante, quindi lavo il viso con questi due prodotti assieme. E adesso sto utilizzando il siero rimpolpante, per prima cosa come base di Baro Cosmetics, e mi sto trovando bene perché rende la pelle molto compatta, quindi ne metto proprio tanto così e lo vado a spalmare su tutto il viso, anche nel contorno occhi. Si assorbe veramente veramente in maniera rapida ed è molto fresco, mi piace proprio la sensazione che dà di compattezza nella pelle. Ne aggiungo ancora un pochino.
e vado a completare, aspettate che intanto lo chiudiamo. Anche sulle palpebre si assorbe veramente velocemente. Appena è assorbito, vado col contorno occhi e sto utilizzando questo qui, effetto lifting di Bottega Verde, che mi avete visto, che lo avete visto nel video dello spacchettamento di Bottega Verde, proprio una puntina così. Questo qui va bene per il contorno occhi e per le palpebre, c'è proprio scritto palpebre. Lo chiudo e vi faccio vedere. I movimenti che faccio sono questi, dall'interno all'esterno e poi anche sulla palpebra. Così non lo faccio assorbire completamente, dopo vi mostro perché. Poi sul viso vado ad applicare questa qui, questa crema di Bottega Verde al retinolo, si chiama Bottega Verde Retinolo Plus, e questa crema però la abbino all'olio di semi di marula spremuto a freddo della The Ordinary, che è estremamente idratante, nutriente. La marula è una specie di bacca con tantissime proprietà, non è solo per la pelle, anche per i capelli. Allora prendo tanta crema così, la metto sul palmo della mano, con la pipetta contagocce metto 3, 4, anche 5 gocce. E vado a creare un'emulsione proprio così sulle mani e vado a stenderla sul mio viso e sul collo. Così. Anche questa qui non la vado a far assorbire completamente perché per assorbire la crema utilizzo un attrezzo che è sempre un regalo di compleanno dei miei figli, che va, oltre che a stendere bene la crema, va a fare un massaggio estremamente tonificante sul viso. Quindi la parte piccola la utilizzo così sul contorno occhi, sulla parte sotto, diciamo dove si formano le occhiaie, le borse. Io lo tengo in frigo, è al quarzo rosa e la sensazione è piacevolissima. Vado anche a chiudere l'occhio e faccio questo movimento qui. Adesso ve lo faccio vedere velocemente, ma vado avanti un po' di minuti. Invece la parte più grande la utilizzo in questo modo, faccio una leggera pressione e così vado a favorire il penetrare dei prodotti che ho messo. Ma anche faccio un massaggio che è sgonfiante, tonificante, rinvigorente. Mi trovo benissimo con questa skincare di questo periodo e sto appunto aspettando il pacchetto di The Ordinary, perché praticamente ho finito tutto quanto quello che avevo e ho riordinato, perché andrò ad implementare questi prodotti sia nella skincare serale sia in quella mattutina con appunto i sieri di The Ordinary. Di sera invece di usare questa, che è la crema giorno, uso quella notte della stessa linea al retinolo. Ecco qua, la pelle è veramente elastica, idratata, compatta, mi piacciono proprio questi prodotti. Ed eccoci arrivati al momento del pranzo, ho deciso di fare le chele di surimi che ho appunto acquistato da Eurospin. E poi accompagnerò con del purè di patate. Normalmente io lo faccio col Bimby, con le patate, ma quando ho fretta non disdegno questo qui di Fanny. E in busta, che non è niente male e tra l'altro è certificato senza glutine. Quindi vado a mettere nel pentolino il latte con l'acqua e aggiungerò il parmigiano per dargli un po' più di sapore, un po' di burro che adesso metto a sciogliere, ma per dargli un tocco diverso utilizzerò anche questo doppio concentrato di pomodoro. Nel frattempo qui ho le chele di surimi ancora surgelate perché vanno proprio cotte così. Eccole qua. Normalmente le faccio anche in forno. Stavolta ho voluto farle in padella, ma ci mettono pochissimo, 10 minuti. Ecco qui intanto il burro si sta sciogliendo. Adesso appena va in ebollizione spengo. Ed ecco versata la polvere. Mescoliamo bene in modo che monti per bene il purè. Poi andrò ad aggiungere un bel po' di parmigiano reggiano.
e questo tocco di concentrato di pomodoro, vedete che diventa di un bel color salmone. Ed ecco qui il piatto pronto. Dopo pranzo mi sono lavato finalmente i capelli e vi voglio far vedere con cosa sto facendo questo impacco. Sto utilizzando questo prodotto che mi avete già visto in qualche altro video sicuramente, anche forse in quello dove parlo vecchissimo, dove parlo della mia hair care per capelli ricci. Questo qui è un prodotto ristrutturante della Tecna e della loro linea che si chiama The Spa. Praticamente fa parte di un procedimento che si chiama enzimoterapia. Che cosa contiene? Contiene cheratina e proteine insieme all'enzima Q10, e la sinergia di queste sostanze, praticamente questo impacco, fa sì che venga proprio ricostruita la struttura interna del capello, che appunto è fatta di cheratina. Io alterno questo impacco con quello idratante sempre di Tecna, perché il capello riccio ha bisogno anche di tanta acqua, perché essendo molto pieno d'acqua come tipo di capello, molto poroso, quest'acqua evaporando lo lascia secco, quindi troppe proteine, troppa cheratina lo induriscono. E quindi io quando mi lavo i capelli una volta faccio l'impacco con questo e una volta con l'altro idratante che vi ho fatto vedere in qualche vlog precedente. Quindi c'è scritto di tenerlo su 10 minuti, ma io lo tengo anche mezz'ora e dopodiché lo sciacquo bene e procedo con lo styling, con il mio modellante, che voi sapete che ho un modellante preferito. Dopo li lascio asciugare così all'aria, tanto sono in casa, e quando sono quasi asciutti do la botta di phone e di fusione. Allora, sono stata da Sirene Blu e vi faccio vedere che cosa ho comprato, perché ho trovato delle cose interessanti. Allora, per prima cosa vi faccio vedere che ho trovato in offerta i maxi rotoloni Regina, questi qui lunghi più del doppio dei normali rotoli e costavano 1,95 €. Poi sempre in offerta c'erano gli assorbenti, questi qui ultra notte, e costavano 1,15 € al pacchetto. Poi ho preso per i miei gattoni le crocchette al salmone di Ultima, questa volta ho preso il pacco da 1,5 kg che veniva a 6,90 €, e poi ho preso anche un pacchettino di questi qui di Le Chat al pollo, mentre questi appunto erano al salmone, e questi di Le Chat li ho pagati 1 euro e aspettate 1,35 €, sì. Poi ho trovato il Lenor concentrato a 99 centesimi e questo qui è buonissimissimo, ambre gardenia, ha un profumo davvero buono, mi piaceva, e quando l'ho visto in offerta non ho perso l'occasione di prenderlo. Poi ho trovato sempre in offerta a 79 centesimi questo Prim Piatti al limone, che non ho mai provato, questo marchio qui non l'ho mai provato, io lo utilizzo sempre un detersivo liquido per piatti, ho la lavastoviglie, però quando si tratta di lavare magari velocemente qualcosa a mano ce l'ho sempre. Poi ho preso due di queste cose qui. Allora, questo qui è un cerotto autoriscaldante e questo qui è sempre autoriscaldante, ma è due in uno, perché ha anche un gel che si applica prima si applica un gel e poi il cerotto autoriscaldante, e li ho presi perché ho tanto male un braccio. È un periodo che ho male un braccio, faccio fatica quando lo muovo, quindi voglio provare così prima di andare dal medico. Allora, questo qui cerotto autoriscaldante, l'ho pagato 1,45 €. Questo qui invece in due fasi, che è appunto un gel da applicare e poi cerotto da applicare, l'ho pagato 1,95 €. Ho poi trovato questi tovagliolini, perché a me piacciono questi piccoli, non mi piacciono quelli giganti perché mi pare di sprecarli. Questi sono a due veli e sono 80, mi pare, sì, se non vedo male, 80 tovagliolini, e li ho pagati 1,25 €. Poi ho trovato questo shampoo che voglio provare, che mi era stato consigliato, più che altro è per la cute, per pulire bene la cute, di Omia Sebo Shampoo, ed è zero siliconi, zero parabeni, zero oli minerali, zero coloranti, e questo qui l'ho pagato, cerchiamo nello scontrino, l'ho pagato 3,98 €. Poi ho preso questi due di Airwick Pure, che adoro tantissimo. Allora, questo è della linea Pure ed è soffice cotone, ha un profumo freschissimo, proprio di bucato appena steso al sole.
Questo qui invece è della linea Essential Oils ed è alla fresia bianca e gelsomino. Li ho pagati 2,45 euro questo qui e quest'altro 2,95 euro. Sono tutti due buonissimi. Questo qui alla fresia bianca e gelsomino è profumatissimo, veramente ve li consiglio se vi capita di trovarli perché sono veramente buoni. Poi ho comprato i sacchettini piccoli, vediamo che non li sto trovando. Ah, eccoli qui, sacchettini piccoli per l'immondizia, questi mi servono per le lettiere dei gatti, quando pulisco le lettiere dei gatti perché sono appunto piccolini. E questi qui li ho pagati 99 centesimi. Poi ho preso un sapone liquido, che è questo, sapone liquido di Venus, idrata e protegge, dermatologicamente testato, latte di cotone, questo qui l'avevo già usato e mi era piaciuto e l'ho pagato 99 centesimi perché mi pare fosse in offerta anche questo. E poi sempre per i gatti ho comprato questi bocconcini di Le Chat addizionati di vitamina A, vitamina D e vitamina E, e questi costano 1,15 euro. E ci sono dentro quattro pacchettini ai vari gusti e poi anche questi sfilacetti rustici di Felix, questi qui con manzo pollo e sono appunto sotto forma di gustosi sfilacetti e questi qui li ho pagati 1,95 euro. Ho preso soprattutto questi qui umidi perché devo dare il cortisone alla mia micia e quindi vado benissimo ad infilare dentro un bocconcino la pastiglietta di cortisone così se lo mangia senza fare storie. Eccomi qui con la tisana ed il pigiamino, sono pronta per la serata sul divano, una serata tranquillissima. La tisana è questa qui di Lord Nelson, non so se l'avete mai presa alla Lidl, è curcuma, zenzero e arancia, buonissima, proprio natalizia, invernale, mi piace. E quindi niente, vi volevo dare la buonanotte e grazie per aver seguito il vlog e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!